Dottor Taranto, responsabile gastroenterologia della Clinica Mediterranea. Dottore, prevenire il tumore del colon retto. Tante leggende, tanti miti, qual è la verità? No, la verità è che è una cosa indispensabile da fare, perché ormai è appurato che dopo la soglia dei 50 anni questo atteggiamento di prevenzione premia molto. Perché noi abbiamo, diciamo, la fortuna nel colon di poter identificare in tempo reale le lesioni precancerose e quindi eliminandole possiamo interrompere un processo che quasi inevitabilmente porterebbe allo sviluppo del cancro. Quindi un esame relativamente semplice come la ricerca di sangue occulto nelle feci oppure in successione una colonscopia ci permette di identificare lesioni, i polipi e rimuovendo i polipi evitare la degenerazione verso il cancro. Quindi una costruzione di grande convenienza. Tra l'altro, dottore, un esame semplice a fronte di un tumore che è il secondo tumore che uccide di più. Esatto, è uno dei big killer dell'umanità e quindi un esame relativamente semplice. Certo, richiede un po' di impegno come tutte le cose della vita, ma un impegno che è assolutamente affrontabile a qualsiasi fascia d'età. Di solito si fa dai 50 ai 60, 70 anni, ma anche persone molto più anziane lo possono fare tranquillamente una colonscopia e questa cosa, come ho detto, dà un grandissimo vantaggio prospettico. Quanto è importante, dottore, un evento come questo, gli eventi come Mondodonna, per sensibilizzare e informare l'utenza? È importantissimo perché su queste cose l'opinione pubblica va sensibilizzata, perché è ormai appurato, più colonscopie si fanno e meno tumore si riesce ad avere per fortuna nella nostra popolazione. E già dal 1990 che si fanno questo tipo di iniziative si vede già un grosso decremento nella curva di incidenza del tumore, quindi diciamo, notizie positive ci sono e questo dimostra che è una, diciamo, una politica premiante in questo senso.